Avere un ambiente per la creazione di nuove imprese efficiente, integrato, dinamico ed evoluto significa avere più opportunità di sviluppo economico e sociale. L'Associazione Torino Strategica, con il supporto della Fondazione Human Plus, ha promosso e coordinato nei mesi scorsi un'attività specifica sulle start-up, coinvolgendo 65 attori del territorio, allo scopo di rafforzare l'ecosistema sociale e posizionare Torino nella geografia europea delle città dell'innovazione e delle start-up. Il lavoro è stato presentato in un incontro pubblico venerdì 15 aprile nella sede di Unimanagement in via 20 settembre a Torino. Torino è la città del Politecnico, Torino è già oggi sede di centri di ricerca di importanti aziende, penso a quello della General Motors. Abbiamo proprio questa mattina inaugurato l'Energy Center, che sarà un grande incubatore di tecnologie della Green Economy. Abbiamo l'Environment Park. Abbiamo il Talent Garden, cioè tutta una serie di luoghi che già oggi sono preposti alla promozione, allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, e tutto questo io credo che va nella direzione appunto di fare di Torino quella città dell'innovazione che già l'Europa ci riconosce, perché nelle scorse settimane l'Unione Europea, facendo una classifica delle città più dedicata all'attività innovativa tecnologica e digitale, ha indicato Torino come la seconda città per eccellenza dopo Amsterdam e prima di Parigi, di Vienna, di Berlino, di Milano e di tante altre. Senz'altro il tema è proprio quello della dimensione della città metropolitana, che peraltro con l'esperienza precedente della provincia ha lavorato già sul tema della creazione di impresa, pensiamo all'esperienza di mettersi in proprio, con l'esperienza più che ventennale, quindi ha tutte le caratteristiche per giocare un ruolo di protagonista, soprattutto un ruolo di soggetto aggregatore rispetto a queste politiche di sostegno allo sviluppo delle imprese che vede molti attori presenti sul territorio della nostra realtà torinese e con offerte anche interessanti. Credo che l'importante sia riuscire veramente a fare sistema, cioè a creare quell'ecosistema che favorisca l'insediamento di nuove imprese innovative sul nostro territorio. Il sistema torinese per la creazione di imprese è stato valutato, mentre un gruppo di progetto ha elaborato 6 proposte concrete per potenziarlo. In ordine, il primo è avere un ecosistema coeso al suo interno, quindi il tema della interconnessione tra gli attori che fanno parte dell'ecosistema. Un ecosistema aperto e attrattivo, quindi siamo sul lato esterno, è fondamentale essere collegati con l'esterno, non solo con l'Italia ovviamente, ma con l'Europa. La terza proposta è un ecosistema più integrato con le aziende locali. Siamo un'area locale ricca di imprese, è fondamentale che la creazione di imprese riguardi anche il tessuto produttivo esistente. La quarta proposta riguarda il capitale umano. In una battuta, se non ci sono imprenditori, quindi se non formiamo nuovi imprenditori, non ci sono imprese, non c'è niente da fare. Quinta proposta, supporto al business, cioè avere un ecosistema che sia ricco di servizi, di risorse, di consulenze per la creazione di impresa e in particolare per la fase di consolidamento delle nuove imprese. E ultima, fondamentale, un ecosistema ricco e flessibile dal punto di vista finanziario, i capitali servono.